Ma adesso vorrei leggervi, passando un po' più avanti nel tempo, una bellissima poesia di Baudelaire, intitolata, guarda caso, L'anima del vino. Qui vorrei fare un duetto con il sassofonista Michele Polka. Qui Baudelaire assegna al vino un'anima, una vita, una voce. L'anima del vino cantava nelle bottiglie. Uomo, a te io rivolgo, caro diseredato, dal carcere di vetro e cera lacche vermiglie. Un canto pieno di luce e di fraterno afflato. Io so quanto costa sulla collina infuocata di pena, di sudore e di cocente sole generare la mia vita e renderla animata, ma non sarò affatto ingrato né crudele, perché provo immensa gioia mentre scivolo nella gola di un uomo stremato dalle pene. È caldo il suo petto, è come un dolce loculo dove mi piace stare più che in fredde cantine. Senti echeggiare i ritornelli delle domeniche, la garrula speranza sul mio vibrante seno. Gomiti sulla tavola e rimboccate le maniche. Tu mi glorificherai e ne sarai sereno. Accenderò lo sguardo di tua moglie rapita, a tuo figlio ridonerò forza e colori. E sarò per lui fragile atleta della vita, quell'olio che rassoda i muscoli ai lottatori. In te discenderò io, vegetale ambrosia, grano prezioso dell'eterno seminatore, perché dal nostro amore nasca la poesia che verso Dio spunterà come un raro fiore. Grazie a Michele Polga per questo duetto all'insegna di Baudelaire. Baudelaire, come avete sentito, dà una voce al vino che non è semplicemente una bevanda, un alimento. Il vino ci cerca. Non solo noi lo cerchiamo, anche lui vuole entrare in noi, perché sta meglio nel nostro corpo che nelle fredde, aride, gelide cantine, immobilizzato nelle botti. No, il vino vuole vivere, vuole vivificarci. Qui Baudelaire rovescia ogni classico discorso sul vino e fa diventare il vino soggetto della scena. E quindi Baudelaire inaugura, anche con altre poesie dedicate al vino, un altro modo di intendere il bene. Un bene che non è semplicemente volto ad appagare un bisogno fisiologico,
ma un bere che in qualche misura ci consente, vuole consentirci di mettere in questione, di mettere in movimento ciò che noi in quanto esseri umani siamo tentati di fare, cioè cristallizzare, concettualizzare, fissare i concetti, le parole, le cose, eternarli. Il vino invece ci invita a farle vivere, a muoverle. Il vino quindi diventa metafora di un altro possibile modo di esistere.